Polifemo affronta argomenti certamente seri, talvolta pesanti. Taranto vive momenti difficili, ma ci sono anche occasioni in cui bisogna sorridere, bisogna valorizzare l'esistente, bisogna, come dire, spalancare le braccia al futuro, aprire i sogni alla speranza. E quale occasione migliore se non pensare ai più piccoli, a quelle iniziative che permettono ai più piccoli tanto di crescere quanto di così formare in maniera, sviluppare in maniera ancora più completa le facoltà appunto cognitive. Questa era una premessa doverosa. Quest'oggi una iniziativa davvero bella, Lego Tour. E ricorderete tutti le costruzioni della Lego, quanti anni abbiamo trascorso da piccoli a cercare di costruire l'impossibile, e ora riviviamo con i più piccoli appunto questa esperienza. Gina Lupo, assessore del Comune di Taranto alla pubblica istruzione e alla cultura. Certamente l'iniziativa era stata programmata, coincide purtroppo in un giorno triste per Taranto, l'ennesima morte all'Ilva. Eh sì Luigi, dici bene, ci siamo svegliati tutti quanti stamattina in quella che doveva essere una giornata ricca di iniziative, quindi doveva essere una giornata di festa, con una notizia terribile. Cosa dire davanti a una tragedia del genere, quando si perde la vita e si è così giovani, ci lascia ammutoliti e senza parole. Però tutto questo evento, Luigi, non poteva essere fermato. Questo è un giro che la Lego fa in tutta Europa. Pensa, lo ha fatto anche sotto la Torre Eiffel a Parigi e ha scelto determinate città. Avevano chiesto di venire a Taranto e ovviamente non ho preso a volo questa iniziativa per i nostri più piccoli. Siamo qui dalle 15 del pomeriggio e, come si potrà vedere, le file dei bambini sono numerosissime. Questo mi fa piacere. Ci vuole poco per far sorridere i bambini di questa città. Bisogna cogliere al volo, quindi consentimi ogni occasione, quindi consentimi di stringermi attraverso te, di stringermi alla famiglia di quel giovane ragazzo di appena 24 anni, sono certa che la magistratura farà piena luce. E comunque invitiamo tutti i genitori, tutti i bambini, perché qui si parte dai bambini molto piccoli ai bambini più grancelli, ci sono giochi per tutte le età, la Lego Tour resterà qui sulla rotonda, è tutto gratuito, resterà sulla rotonda anche domani mattina e per tutta la giornata di domani, domenica, fino al pomeriggio e sera inoltrata. Riceveranno in omaggio tutti i bambini che interverranno ed è un'occasione per dire alle famiglie che insomma noi amministrazione ci siamo e comunque pensiamo anche ai vostri piccolini. Oltretutto sono iniziative a costo zero che però permettono alla città di crescere. Oltretutto ci troviamo in una cornice stupenda qual è appunto la rotonda del lungomare. Guarda, lo staff della Lego Tour quando qualche mese fa era venuta a conoscere la nostra città, è uno staff tutto milanese, loro sono arrivati stanotte da Milano portandosi dietro una pioggia torrenziale e quando erano venuti a fare un sopralluogo, devo dire, erano rimasti incantati da questa rotonda e da questo mare, per cui avevano scelto questa location. Altre ne potevamo avere, però volevamo uno spazio ampio dove i genitori possono stare tranquilli, che le autovetture non passano, i bambini sono al sicuro, perché comunque lo spazio della Lego è riservato solo ai bambini, i genitori sono oltre le transenne. Ho parlato con questi ragazzi dello staff che mi hanno detto complimenti per le bellezze che avete, complimenti per questo meraviglioso panorama, sono senza parole e quindi questo ci inorgoglisce e ci fa piacere. Oggi è una giornata, come dicevo, velata di tristezza ma piena di iniziative. Domani ci sarà una regata velica, stamattina abbiamo inaugurato l'idrovolanti che è una realtà. Dall'anno prossimo, permettimi Luigi di dirlo, dall'anno prossimo ci sarà anche una compagnia tutta tarantina che sta scommettendo sul futuro di questa città. Abbiamo il mare, utilizziamo il nostro mare in senso positivo, le nostre risorse, e quindi partirà una compagnia di idrovolanti che ci permetterà di raggiungere il Mediterraneo, pensate, un'ora da Taranto a Corfù, quindi nulla, nessun viaggio per arrivare a Bari o Brindisi, nessun traghetto, arriveremo in un'ora a Corfù. Questa è una realtà, da mare a mare. Da mare a mare, perché si parte dal Taranto e si raggiungeranno le isole del Mediterraneo e le altre città nel Mediterraneo, quindi questa è un'esperienza nuova. Voglio ricordare che anche dal 2017 ci arriveranno a Taranto le navi da crociera inglesi, che sono navi da crociera di lusso, per cui Taranto si deve attrezzare facendo rete, Luigi, ma anche il cittadino di Taranto deve dare di sé un'immagine di civiltà e un'immagine di cultura che è necessaria, e cominciamo a imparare l'inglese perché avremo tanti inglesi che invaderanno la nostra città.